Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e di connessioni angeliche. In questo video ti parlerò dell'importanza della protezione psichica giornaliera. Ebbene, perché proteggersi energeticamente? La protezione psichica giornaliera ci garantisce di rimanere nel nostro pieno potere, di sentirci in ogni momento radicati, centrati ed equilibrati. Ok? Anche quando entriamo in contatto, in risonanza con persone che magari non stanno vibrando energeticamente in energie di pace, di armonia, di serenità, ma di caos, di dolore, di sofferenza o addirittura di rabbia, di giudizio, di competizione. Com'è possibile? Diciamo che con la preghiera psichica giornaliera ci possiamo paragonare ad un albero che ha delle radici molto profonde. E che nonostante ci sia, diciamo, un uragano, per così dire, quindi energeticamente vi possano essere delle energie che turbano l'albero, l'albero rimane saldo, l'albero rimane radicato e centrato, ok? E questo avviene proprio grazie alla protezione dell'arcangelo Michele. Cosa intendo? Intendo dire che nonostante le energie di bassa frequenza intorno a noi, le turbolenze esterne legate a persone, ad ambienti, noi riusciamo a rimanere nel nostro pieno potere, nonostante tu possa essere un'anima molto empatica, una come me magari, un'anima molto sensibile alle energie. Nonostante la tua sensibilità, con la protezione psichica giornaliera tu eviterai i mal di testa, eviterai di prendere il mal di schiena, di assorbire i pesi energetici delle altre persone. Questo è fantastico. Quando può sembrare che la protezione non serva a niente, in realtà non è così. Può accadere però che, vi faccio un esempio, io lavoro in un ambiente ostile, in un ufficio dove esiste della competizione, dove ci sono persone che parlano male di me o che vogliono competere con me, e io non sono una persona competitiva, sono una persona che vuole vivere al meglio la sua vita, vuole fare il proprio lavoro. Però cosa succede? Che l'anima a qualche livello mi sta dicendo che questo ambiente lavorativo non è per me, quindi io posso sì fare la preghiera di protezione, l'arcangelo Michele mi protegge, ma a qualche livello mi sento meno protetta, ma non perché sono meno protetta, ma perché questa esperienza mi serve per capire che questo ambiente lavorativo non è per me, che questo ambiente lavorativo deve essere lasciato andare. Oppure può succedere nelle relazioni, quando io frequento una persona che è tossica per la mia salute, è tossica per la mia evoluzione dell'anima e non serve il mio massimo bene. Quindi, nonostante io mi proteggo, l'anima mi sta dicendo che questa persona non è giusta per me e quindi la devo lasciare andare. Ok? In tutti gli altri casi, la protezione psichica giornaliera assolutamente mi crea uno scudo impenetrabile all'oscurità, invincibile, dove può entrare solo luce, amore, pace e guarigione, e io mi sento centrata, mi sento nel mio pieno potere. E quindi affronto al meglio la mia giornata. Vorrei precisare che ho scritto tre preghiere molto potenti che potete utilizzare giornalmente, che sono la preghiera di protezione psichica giornaliera, la preghiera di protezione della casa e degli ambienti e il processo di liberazione. Potete trovarle nelle risorse gratuite del mio sito connessioniangeliche.com oppure qui sul mio canale YouTube. Oggi però faremo una preghiera di protezione psichica quando magari non abbiamo tanto tempo da dedicare alle nostre preghiere giornaliere. Magari le preghiere più complete le faremo quando rientreremo a casa nel pomeriggio o alla sera, però al mattino, prima di uscire, è importante schermarmi, è importante proteggermi affinché io possa affrontare al meglio la giornata. Ok? Ora vi mostro come fare. Utilizzo un paletto
normalmente la mattina io la prima cosa che faccio a casa mia è fare la purificazione della casa e degli ambienti. La mia protezione personale è una purificazione veloce, quindi in maniera molto ristretta vado a completare le tre preghiere in un'unica preghiera, veloce ma potente, ok? E poi farò le altre preghiere il pomeriggio, la sera. Questo succede quando non ho tempo al mattino, ok? Utilizzo un paletto di palo santo. Il palo santo sono dei ramoscelli che cadono spontaneamente dagli alberi, quindi gli alberi non vengono violati. Questi ramoscelli vengono raccolti perché appunto cadono spontaneamente e vengono utilizzati per la purificazione. Il profumo del palo santo è un profumo molto buono, molto intenso, che aiuta veramente a purificare gli ambienti, a scacciare via le energie, chiamiamole così, negative, ok? Se non abbiamo il palo santo, non dobbiamo preoccuparci perché nella preghiera abbiamo l'arcangelo Michele. L'arcangelo Michele è un essere potente, un essere voluto, un essere straordinario che ci aiuta nella protezione, nella purificazione, nella liberazione per aiutarci nel nostro processo di evoluzione, di guarigione in questa vita sulla terra. Quindi collaborare con l'arcangelo Michele può essere solo, diciamo, un aiuto straordinario nella tua vita di tutti i giorni, ok? Allora iniziamo con la preghiera. Vi mostro come si fa. Invoco la divina presenza di Dio Dea onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore. Gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno seguendo. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e l'intera coscienza micaelica. E con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di tagliare tutte le corde tra me e tutte le persone coinvolte, tra me e i miei cari, tra me e tutti coloro che stanno seguendo questo video, tutte le corde di paura e che riguardano questa vita, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, ti chiedo di purificare le mie energie, le mie intenzioni, parole ed azioni. Ti chiedo di purificare l'energia di questa stanza, di ogni singola stanza della mia casa, del mio ufficio, del luogo in cui devo andare, della mia macchina. Ti chiedo di elevare la nostra energia, vibrazioni e frequenze e l'energia, vibrazioni e frequenze dei luoghi in cui mi devo recare e della mia macchina o della mia moto, insomma, del mezzo di trasporto che devo utilizzare. Ti chiedo con amore di radicare la mia energia, la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di purificare tutti i nostri chakra a partire dal dodicesimo chakra fino al primo chakra, radicando così l'energia fino al centro della Madre Terra affinché vi possa essere un interscambio di luce e di amore tra il mio sé superiore e la Madre Terra. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea onnipotente, Padre e Madre. Ti prego di proteggere me, i miei cari, di proteggere tutte le anime che vi stanno seguendo in questa preghiera, di proteggere tutte le anime pure del pianeta Terra, di proteggere gli animali, le piante, l'intera Madre Terra. Chiedo protezione psichica, guida ed assistenza. Chiedo di rimanere nel mio pieno potere, affrontare al meglio questa giornata nella gioia, nella pace, nell'allegria e nella spensieratezza. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie, coscienza micaelica, grazie, Maria Regina Celeste. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Bene, questo è un esempio della preghiera di protezione che potete fare quando avete poco tempo al mattino. Vi aiuterà assolutamente ad affrontare al meglio la vostra giornata. Io vi auguro una giornata meravigliosa, piena di energia e di vitalità. Ci sentiamo nel prossimo video. Un bacione, a presto, ciao!